E allora è fissato per il 2014 il traguardo per la costituzione della macroregione europea Adriatico-Ionica, strumento di cooperazione con i Balcani occidentali. Capofila la regione Marche, dove proprio questa mattina ad Ancona si è tenuto un seminario. Dal presidente della regione Gianmario Spacca un sollecito all'Unione Europea perché riconosca presto la nuova realtà. Simonetta Ippoliti. Un incontro incentrato soprattutto sul progetto di macroregione Adriatico-Ionica che dovrebbe concretizzarsi nel 2014. E non a caso è in corso ad Ancona, città sede del segretariato per l'iniziativa Adriatico-Ionica. Una sola macroregione fino ad ora costituita, quella del Baltico, mentre un'altra, quella del Danubio, è in via di istituzione. La terza, prevista per il 2014, sarà proprio quella dell'area Adriatico-Ionica, un passaggio importante dal punto di vista politico, culturale e sociale. L'importanza delle macroregioni è necessaria non solo per le Marche e per l'Italia, ma per gli 8 paesi del mare Adriatico-Ionico, sia da un punto di vista sociale, economico e dell'impiego. Socially and environmentally. La macroregione Adriatico-Ionica comprende i paesi che si affacciano sui due mari, si estende per oltre 600.000 chilometri quadrati, in cui vivono circa 60 milioni di persone. Siamo partiti subito dopo la guerra in Jugoslavia per ricostruire il tessuto economico, sociale e civile dei Balcani, quindi abbiamo un periodo di formazione molto intenso che ora ci rende possibile la realizzazione di questa strategia che ha un punto di caduta, il 2014, ma per arrivarci e avere la formalizzazione nel 2014, quando l'Unione Europea sarà guidata dall'Italia, necessita di un confronto, di un dibattito, di un dialogo, e quindi questa iniziativa di oggi è molto importante. E come è avvenuto per il Baltico, l'elaborazione di una strategia europea potrà basarsi sulla pluralità di iniziative, programmi e progetti già in atto, adattando gli strumenti a disposizione alle peculiarità delle varie realtà, senza perdere di vista l'obiettivo complessivo che è quello di rafforzare la coesione di tutta l'Unione Europea, dando un valore aggiunto al concetto di cittadinanza europea.